vincere la 59esima edizione del trofeo Luigi Fagioli, che chiude il campionato italiano Super Salita, il fiorentino Simone Fagioli, arrivato a Gubbio con 18 titoli italiani, battendo il record dei 17 del pilota Mauro Nesti. Fagioli, che dal 1998 partecipa ai 4.150 metri che salgono fino a Madonna della Cima, è stato premiato dal vice sindaco Francesco Gagliardi. Il pluricampione cercava la rivincita dopo il ritiro in gara 1 dello scorso anno e l'ha avuta imponendosi al Fagioli per la 14esima volta in carriera, con il crono totale di 3 minuti e 11 secondi, al volante della Nova Proto NP01. Scrivere il nome ancora una volta nell'albo d'oro del trofeo Fagioli è bellissimo, è importante, sono contento della vittoria. Volevo fare un po' meglio, non ci siamo riusciti, bisogna lavorare, però dai, l'importante è essere ancora lì davanti e io ho un po' di tempo per pensare a cosa fare sulla macchina per renderla un po' più scorrevole. E adesso cerco di coltivare sempre la mia passione, che è questa, facendo sempre meglio, ma facendo meglio anche per tutti, anche per la specialità in se stesso, che secondo me la salita rimane una delle categorie più belle di tutte. Sul podio insieme a lui due siciliani, Luigi Fazzino, under 25 di Melilli, alla guida di Ostella Patrenta, e Francesco Conticelli, terzo al volante di un'altra NP01. Fagioli si è aggiudicato entrambe le salite disputate, seguito in entrambe le occasioni da Fazzino e Conticelli. Direttore di gara Fabrizio Fondacci, per un evento organizzato dal Comitato Gubino Corse Automobilistiche, che ha portato a Gubbio 211 piloti verificati e un numeroso pubblico sul tracciato e in città. Tante le iniziative organizzate durante l'intera settimana, iniziando dalla consegna del Memorial Angelo e Pietro Barbetti all'ex ferrarista René Arnoux. Saremmo pronti, quando le federazioni internazionali ci chiamano, a dare il nostro supporto con la nostra bellissima gara.